Chiedo scusa per la lunghezza dell'intervista, però era necessario che la parlamentare che più si è battuta per questa legge, che è la relatrice di questa legge, spiegasse un po' a Enrico, che tra l'altro è anche un avvocato. Io vorrei che lasciare 3 minuti di conclusione di questa cosa e che ci dicesse un po' la legge, il PD, come l'ONU. Come se ne può venire fuori? Che possibilità ci sono perché l'omofobia venga contrastata? E alcune considerazioni finali. Allora, come se ne viene fuori? In un paese civile il Parlamento prenderebbe la legge Mancino e la estenderebbe ai reati di omofobia e transofobia. Fine delle trasmissioni. Io ho lavorato con Paola per oltre un anno, l'abbiamo scritta insieme questa legge, ho dato il mio contributo. È inutile perdere tempo. Se si vuole affrontare l'omofobia la si affronta estendendo la legge Mancino. Altre chiacchiere non ce ne vogliono. La Carfagna mo se ne è uscita che deve fare un'altra legge. Vediamo, dubito che ne farà una fatta bene. Ripeto, la soluzione è l'estensione pura e semplice della legge Mancino all'omofobia, senza saperne leggere né scrivere. Come se ne esce? Devono riproporre la legge, adesso l'iter sarà di nuovo commissione, audizione di esperti, un sacco di chiacchiere. Abbiamo perso un anno per il razzismo del nostro Parlamento. Piuttosto che entrare in questioni nelle quali io, tutto sommato, non ho partito democratico, io sono per Ignazio Marino perché è l'unico tra i 3 candidati alla segreteria nazionale che dà un'idea di società. E nell'idea di società che Ignazio Marino propone c'è una legge contro l'omofobia, manca a farla apposta, estensione della legge Mancino, e per la soluzione dei problemi delle coppie omosessuali, copiare la legge tedesca sulla Tu civil al prossimo, partnership. il 25 di ottobre, come ti schieri? Io il 25 ottobre voterò Ignazio Marino per il Nazionale, peraltro io sono candidato su Bari, capolista, per cui votate Ignazio Marino e mi mandate a Roma all'Assemblea Nazionale, così che anche là potrò rompere le scatole al Partito Democratico, cosa che faccio qui sul regionale ormai in piena E sintonia sul con Sergio. regionale? Ma Sergio Blasi ha accolto i 5 nostri punti, visione della società, proprietà pubblica dell'acqua, formazione, flex security, visione del partito, per cui io a titolo personale appoggio Sergio Blasi perché ha firmato, sottoscritto un documento con cui fa propri i punti del nostro programma per la Puglia. Abbiamo fatto un accordo alla luce del Una cosa sole. al volo, a Bari, come vive un gay? Senti, qui prenderò 2 minuti, Sì, me li la prendo tutti. conclusione. A Bari il gay vive bene se vive bene con se stesso. Se ci mettiamo la faccia noi omosessuali, se siamo liberi di essere, se andiamo in piazza, se siamo capaci di sopravvivere, come dire, se ci accettiamo, non abbiamo paura, nessuno ci può fare del male, nessuno ci può offendere chiamandoci ricchione. Per questo io invito, con il permesso di Niki, vedo la telecamera che lampeggia, il tempo è finito. Ragazzi, uscite, metteteci la faccia, venite a trovarci all'Arcigay. Soltanto così, soltanto se noi ci faremo carico dei nostri problemi, soltanto se noi ci faremo carico della nostra vita, avremo la possibilità di non farci fare del male all'esterno e daremo un contributo in più per rendere questo paese un paese migliore. Bene, questo potrebbe anche essere un paese per gay. Noi abbiamo finito e non ci lasciate però, perché nella sigla di chiusura abbiamo scelto un bel documentario che ha un titolo interessante. E se Dio fosse d'accordo? What do I
want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, so sad, with the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Seems to me the siren seems to be the hardest word.